Ma il governo dovrebbe pretendere di conoscere quali sono le intenzioni dell'azienda. Il governo non deve limitare l'attività di impresa, ma il diritto dovere di sapere che cosa intendono fare le imprese che sono insediate nel territorio nazionale. D'altro canto, che chi ne dica l'amministratore delegato della Fiat, l'uso della cassa integrazione e l'uso di risorse pubbliche dovrebbe essere accompagnato dall'indicazione precisa dei progetti quali la cassa integrazione finalizzata. Senza tutto ciò ogni preoccupazione è inevitabile e legittima.